Lui ne aveva sei e adesso sta con lei. Nella foto adesso lui è taggato, FB ormai l'ha rovinato. E lui dice: prima di raccontarvi la mia scappatella virtuale, volevo chiarire che anche se credo i Windows, non mi so spiegare quel mistero di come un uomo si può far scamare per intero. Avevo MySpace, Badoo ed anche MSN, ero passato indenne, ma un giorno una richiesta d'amicizia e appena l'ho accettata ha cominciato così: lo sai che già ti voglio troppo bene e non mi dire che è soltanto un'ossessione. Mi spiegava tutte le impostazioni ed io già mi perdevo troppe situazioni. Gli amici mi scrivevano in bacheca ed io non ci riuscivo mai a parlare. Prima stavo sempre in chat con loro e avevano capito ci fosse un guaio serio. Lei che mi chiedeva della separazione, avevo 40 anni e mi sentivo bene e subito rispose: ho la soluzione, per prima si convive e poi mi puoi sposare. Io che le risposi: sto bene con mamma. Lei che ribatteva: ormai tu c'hai un'età. Delle mie amiche era morbosa, gelosa, le loro identità cancellava la rinfusa. Lui ne aveva sei e adesso sta con lei. Nella foto adesso lui è taggato, FB ormai l'ha rovinato. Lui ne aveva sei e adesso sta con lei. Nella foto adesso lui è taggato, FB ormai l'ha rovinato. Adesso è un altro uomo. Ai miei messaggi non davo risposta e poi di notte rispondevo di nascosto. C'era chi mi diceva: tu stai male. Io guardavo Lello Arena e mi sentivo uguale. Poi arrivò per casualità una richiesta di test 3 minuti fa ed ho capito che per lasciarla andare dovevo fingere di essere omosessuale. Adesso non accettavo amiche ma solo compleanni di amici come Gianni. Sì, adesso con lui facevo il filo sempre meglio di lei che cambiava il mio profilo e mi riempiva di coccole, di foto che mi taggano e di persone che potresti conoscere. Andava in bacheca la foto col padre e guerra tra bande insieme alla madre. Lui ne aveva sei e adesso sta con lei. Nella foto adesso lui è taggato, FB ormai l'ha rovinato. Lui ne aveva sei e adesso sta con lei. Nella foto adesso lui è taggato, FB ormai l'ha rovinato. Adesso dice: è quasi un anno che ho conosciuto lei e fino ad ora ne avevo almeno sei. Li voglio tutta la mia libertà per cacciare via per sempre questa qua. Poi ad una festa tra tanta gente ho conosciuto lei che non capiva niente. Lei non chattava, lei non scriveva, era normale, pensava che Facebook fosse un rapporto orale. Questa è la mia storia, non solo la mia storia, quasi una malattia ma senza guarigione. È l'unica cosa che non mi son mai perdonato di quando al mio profilo un giorno ti ho accettato. Sesso, lo faccio spesso, mi voglio bene ed FB ormai nel cesso. Ma adesso sono fiero di essere innamorato dell'unica donna con cui non ho chattato. Lui ne aveva sei e adesso sta con lei. Nella foto adesso lui è taggato, FB ormai l'ha rovinato. Lui ne aveva sei e adesso sta con lei. Nella foto adesso lui è taggato, FB ormai l'ha rovinato.